12° congresso di radicali italiani, terza giornata, siamo in compagnia di Daniele Carcea. Daniele Carcea lo conosciamo, abbiamo già avuto su Libri TV altre volte. Daniele, l'evento della giornata è stato, io penso, poi dopo insomma mi direi tu se sei d'accordo, questa conferenza stampa di Marco Pannella e del gruppo che ha proposto con questa mail a tutti gli iscritti Rita Bernardini alla segreteria. È una precandidatura perché poi ancora la candidatura ufficiale non si è avuta. Tu cosa pensi di questa conferenza stampa? È stato un evento congressuale o extra congressuale secondo te? È stato un evento chiaramente extra congressuale, la definirei quasi una messa laica. È stato un evento che ha lasciato perplesse molte persone, più che altro per l'attacco di Pannella al congresso, un congresso che si sta svolgendo nell'interezza e della correttezza più assoluta. Non si può dire che questo congresso sia stato irregolare perché c'è stata l'anticipazione delle commissioni rispetto alle relazioni di segretario e tesoriere, quindi nulla di eccezionale, e non sono riuscito ancora a capire un motivo, ma che sia uno per cui questo duo abbia fallito, in cosa abbia sbagliato. Si vuole proporre un'alternativa, lo si faccia in maniera laica, trasparente e sui contenuti, non su accuse false, inventate, robe ridicole. E quindi è un sentimento molto diffuso qui dentro. Poi se non ci sarà un candidato alternativo a Rita Bernardini, questo vedremo, io mi auguro che ci sia, in modo da poter avere una contrapposizione sui contenuti anziché sulle accuse infondate. Sì, questo lo vedremo, io penso nella giornata di domani ormai, o stasera forse. C'è molto timore anche perché comunque Rita è un personaggio appunto sostenuto da un gruppo di grandi nomi della storia radicale, in questa lettera firmata da Bandinelli, Vecellio, non so, tutta la storia radicale importante, quindi forse c'è anche un po' di timore, un po' di timidezza nel proporsi. Tu pensi che una candidatura verrebbe premiata per il coraggio di candidarsi? Beh, senz'altro, anche perché prima del merito viene il metodo. E il metodo usato sia che nell'attaccare il congresso, nella conferenza stampa, nella lettera mandata ieri con un indirizzario del Partito Radicale, col timbro del Partito Radicale, è sembrata chiaramente una presa di posizione prepotente e inopportuna, fuori da quella che è la prassi radicale, anche se nel passato ci sono stati casi simili di metodi non ortodossi, non corretti, secondo quella che è la mia visione, che prima di tutto ci sono i rapporti umani alla base di tutto. Perfetto. Una cosa che volevo chiederti, o meglio, sempre facendo un collegamento con quello che dice Marco Pannella, una delle critiche che ha fatto è che in questi tempi recenti mancano in questa area che fa riferimento a radicali italiani degli economisti radicali, ha parlato di economisti all'italiana che recentemente agiscono all'interno di quest'area politica, non più economisti radicali. Ecco, tu che cosa pensi? So che comunque sia su quello appunto, online, su Facebook, su internet ti leggiamo anche con degli apprezzamenti e delle riflessioni di tipo economico. Sì, cerco comunque di aprire un dibattito, di far capire alle persone che la realtà non è scritta da nessuna parte. Noi ci troviamo in questa moneta, nell'euro, che è stata una costrizione che ci ha legato in maglie che stanno sempre più strette, perché il problema dell'euro è che per noi è un cambio fisso e noi paesi con dei fondamentali diversi, noi paesi come l'Italia, la Spagna, Portogallo, i famosi PIGS, i paesi del sud della periferia dell'Europa, rispetto a quelli del nord siamo svantaggiati da un euro che è sopravvalutato. Questo comporta che una bilancia dei pagamenti ci vede sempre in negativo rispetto a paesi come la Germania che hanno dei surplus economici. Questo comporta che purtroppo siamo costretti a intervenire sui salari con la svalutazione competitiva fatta con la diminuzione dei salari rispetto a quella che era la normale svalutazione della moneta che poteva avvenire quando eravamo
fuori dall'euro e ancora prima quando eravamo fuori dal serpente monetario. Lì con la svalutazione della moneta bilanciavamo questa roba qua. Quindi io vedo tre possibili scenari: o che si chieda la riforma dei trattati, si allargano le maglie sulla possibilità di spendere in deficit, perché con la situazione attuale il paese sta procedendo lentamente verso un collasso. Si riformi la funzione della banca centrale, che deve diventare garante di ultima istanza nell'acquisto dei titoli che non vengono venduti, in modo da poter garantire tassi di interesse bassi con spread allineati in tutti i paesi europei. Cioè, il tasso di interesse dei debiti dell'Italia deve essere uguale a quello della Germania, e solo con la banca centrale che garantisce l'acquisto dei titoli questo può avvenire. Altrimenti inevitabilmente questa Europa così fatta, non un'Europa politica ma un'Europa basata sulla moneta, è destinata a spaccarsi. Quindi l'alternativa è che verrà introdotta una possibile moneta, una doppia moneta, un euro di serie B dei paesi periferici che si svaluti rispetto all'euro di serie A. Altrimenti ci sarà la disgregazione dell'euro, perché non è più sostenibile questa situazione. Quindi cerco comunque di mantenere aperto un dibattito, una riflessione fra gli amici e compagni della Commissione Economia, tutti gli amici radicali e anche quelli che di solito frequentano il forum in ufficiale, che sono molti. Il forum in ufficiale è un gruppo ormai su Facebook numerosissimo, di contenitore sia di radicali che non di non radicali, o almeno simpatizzanti e così via, in cui ahimè anch'io devo ammettere imperverso. Senti, è una droga. Sì. Daniele, hai parlato appunto un po' di una politica economica che occorrerebbe fare all'interno di con certe proposte che tu hai enunciato, ma non sarebbe più semplice parlare poi in definitiva di una federazione, cioè di una Europa, di una politica, cioè di un'Europa unita politicamente? Cioè, si può scindere effettivamente l'economia dalla politica? L'illusione non è stata forse che partire con la moneta poi si è tralasciato troppo l'unità politica? Qui non dobbiamo nasconderci dietro gli ombrelli da sole, qui il punto è chiedersi se questo partire dalla moneta è stato voluto o è stato casuale. Se è stato voluto, è chiaro che chi ci ha portato dentro questa unione monetaria, sapendo o non capendo bene a cosa ci stava portando incontro, anche noi l'abbiamo capito dopo, perché ci siamo messi a studiare, a cercare di capire, ci hanno portato in un mezzo disastro. Se però qualcuno l'ha voluto scientemente, chiaramente è responsabile di un grosso disastro. Il punto sull'unione politica è: ma ci domandiamo se la Germania questa Europa la vuole? Per costringerla a volerla o accettarla, o comunque al limite a dire non si può fare e dirlo chiaramente, bisogna che ci sia una classe dirigente all'altezza, no che come va a certi livelli, a certi vertici, sono proni ad andare dalla Merkel e a mettersi in ginocchio, perché non è più accettabile una roba del genere. Anche questo governo ha fatto altrettanto, ma la cosa si prospetta con Renzi nel prossimo futuro. Qui ci vuole gente che punti veramente i piedi, perché ne va del tessuto sociale. La disoccupazione ormai è al 12%, se contiamo anche la cassa integrazione siamo al 16%, è una percentuale clamorosa, e forse qualche decennio che non tocchiamo dei picchi di disoccupazione. Sì, ormai che sta andando al 133%. Qua 5 anni fa con Paolo Musumeci scrivemmo un articolo dove prospettavamo che la grande bolla delle banche di subprime sarebbe stata scaricata sui debiti dei paesi sovrani. Nel 2008 prospettavamo questo e è accaduto. Prospettavamo un debito pubblico che sarebbe arrivato al 140%, siamo al 133%. Prospettavamo una situazione dove, avendo il garante di ultima istanza come banca centrale, gli spread, i tassi di interesse sarebbero andati alle stelle. Tutto questo è accaduto. Abbiamo prospettato anche l'inflazione, e su questo per ora non ci abbiamo azzeccato, perché comunque anche se la Fed acquista 85 miliardi ogni mese di titoli fra titoli di Stato e titoli cartolarizzati dei vari mutui e robe varie, 40 e 40, una roba del genere, ancora
questa liquidità non è andata a riversarsi sull'economia reale. Se questo accadrà, ci sarà una nuova bolla enorme che coinvolgerà tutto il mondo. Oppure, appena la Fed dichiarerà di fare il tapering, cioè il rientro della liquidità, che è il contrario del quantitative easing, ci sarà le banche e tutti gli speculatori di tutto il mondo che attaccheranno questa cosa perché non l'accetteranno. Quindi gli scenari sono molto incerti e molto neri, diciamo. Dato quello che mi hai detto, io spero che tu e Paolo non facciate altre previsioni, perché qua se si realizza tutto è veramente una catastrofe. Però no, a parte gli scherzi, ma volevo chiederti se a questo punto intravedi una qualche area politica che possa, ma anche europea, che possa fare questo salto in qualche modo, sia economicamente parlando che politicamente parlando, cioè, perché qui siamo ancora a una visione internazionale e non transnazionale. Quindi questa Europa, anche nei vari consessi, è un gruppo di persone per cui ognuno parla in qualche modo per sé. Uno dei successi di Letta sembra, chissà che, è aver portato l'istanza e fatto capire che Lampedusa è il confine sud dell'Europa e non solo dell'Italia per quanto riguarda l'immigrazione. Però, insomma, voglio dire, mi sembra che si sarebbe dovuti a questo punto stare ben oltre con la maturazione di una consapevolezza europea. Sì, però ripeto, dalla Germania non vengono segnali. Siccome la Germania è il paese alla guida di questa Unione Europea, che comunque potrebbe essere anche Unione Europea con eserciti comuni, politiche di diverso tipo comune e non necessariamente con una moneta unica uguale per tutti, però questo è un discorso molto complicato. Fra l'altro, la Germania è stata richiamata qualche giorno fa dal Tesoro americano dicendo che con un surplus commerciale così alto esportano loro, importano gli altri paesi dell'Unione Europea, si sta creando una catastrofe. Quindi la cosa è molto complicata. Io non vedo all'orizzonte qualcuno che possa puntare i piedi e imporre una riforma dei trattati e una nuova concezione di unione politica diversa, basata anche su una cessione di mezzi economici da parte della Germania ai paesi, perché tutto la Germania sta facendo una politica chiaramente nazionalistica, mentre noi altri paesi non stiamo difendendo i nostri interessi nazionali. Questo è una simmetria lampante. Perfetto, Daniele, va bene, ti ringraziamo e ti auguriamo buon congresso per questa parte restante e vedremo un po' come va a finire. Grazie a voi dell'intervista. Ciao, ciao Daniele.